Salve a tutti. Oggi diciamo, volenti o nolenti, diciamo un po' anche, un po' soprattutto senza volontà mia personale, diciamo, mi trovo costretto a aprire una nuova rubrica che per lo spirito soprattutto con il quale parlo, ho preferito chiamarla con rispetto parlando. Nel senso che quello che voglio dire io, non quello che cerco di fare io, è comunque lanciare messaggi, dire le cose, senza cadere nel solito difetto che, in cui cadono YouTuber, altre persone che fanno cose del genere, cioè messaggi diretti rivolto a altre persone, altri personaggi. Difetto è che magari si fanno questi video per, diciamo, spalare merda su una persona, per denigrarla, per attaccare una persona per fargli una vera e propria guerra. Ecco, ciò che voglio fare io è quanto di più lontano da questo. Il mio è una sorta di messaggio, messo così, è una sorta di messaggio a una determinata persona che io stimo. Non smetterò mai di ripetere, una persona che io stimo. E quella che vuole essere da parte mia è comunque una critica costruttiva. Perché comunque sono persone che stimo, una persona che stimo di un programma che mi piace molto, che ho sempre seguito e che continuerò a seguire perché mi piace. Allora, io sto parlando di Mattia Di Noi, che è uno dei ragazzi di Punte di Cento / TW Web Radio, che è un sorta di videoblog, diciamo, collegato a tutto wrestling.com. Il programma è anche bello, se qualcuno di voi che mi sta ascoltando non lo conosce, consiglio di cercarlo perché sono veramente bravi, soprattutto in ambito wrestling, diciamo, perché TW Web Radio, la versione di TW Web Radio parla sempre dell'ambito wrestling. Sono anche molto bravi, io li seguo e consiglio di andare a seguire perché sono davvero bravi. Detto questo, io una cosa voglio parlare di Mattia Di Noi. Purtroppo Mattia Di Noi, diciamo, ieri nel post show di Survivor Series, se ne è uscito con una sorta di flame, di intemerata contro discorso, cioè se ne è uscito con delle robe, diciamo, piuttosto spiacevoli, ecco, in cui proprio sfotteva e prendeva in giro e in un certo momento ha anche insultato di fatto chi non la pensava come lui su una determinata cosa. Spiego meglio. Tutto è nato comunque dal match, fra virgolette, tra Lesnar e Goldberg di Survivor Series. Io ho fatto un discorso, sempre tra i commenti di Facebook, di un post di Eric Ganzelli, altro ragazzo, credo sia proprio il conduttore, diciamo, del programma del TW Web Radio, Punte di Cento. Comunque, è uno di tutti e due ragazzi, comunque tutte le persone che ho fra amici di Facebook. Ripeto, fra i commenti, diciamo, una discussione, diciamo, su visioni diverse su quel match. Allora piaceva, non trovo nulla di male, il fatto che Lesnar perdesse in 1 minuto e 25, perché c'era la storyline, perché ha perso, perché ha sottovalutato l'avversario, perché questo può portare evoluzione del personaggio e cose varie. Ok, tutti questi motivi, sosteneva Mattia e altri ragazzi, ma soprattutto era molto tra me e Mattia, diciamo, la discussione. Noi sosteniamo questo. Io pensavo semplicemente che, a prescindere dalla storyline, dal bel momento, dalle cose varie, il danno, almeno secondo me, ai miei occhi, il danno fatto a Lesnar è veramente molto alto, perché è qua il discorso che cercavo di fare. Lesnar veniva qua da 2 anni di costruzione di quell'aura di imbattibilità.
aura di imbattibilità che rendeva i suoi match qualcosa di speciale, qualcosa di molto particolare. Speciale e particolare nel senso. Allora, provo a spiegare meglio con assonanza, con metafora, con assonanza in qualche maniera. No, andiamo, allora, spiego meglio. Allora, il fatto è talmente l'aura grande di imbattibilità, di indistruttibilità di Lesnar, che anche solo l'idea di battere Lesnar in un match era comunque considerata una grande impresa. Cioè, una grande impresa al pari del vincere un titolo. Anzi, anche più che vincere un titolo, perché battere Lesnar significa battere qualcosa, battere un qualcuno, qualcosa. Che era diventato nel frattempo qualcuno o qualcosa di indistruttibile. Battere Lesnar significava fare qualcosa considerato impossibile. La grande impresa era questa. Questa era la grande impresa. Battere Lesnar, e questo, battere Lesnar, significava fare qualcosa di grande. Questo prima di Survivor Series. E questo è il concetto. Nel spiegare questo concetto ho messo in mezzo anche la streak, nel senso che hanno puntato talmente tanto, hanno costruito talmente tanto questa aura indistruttibilità di Lesnar, che nel farlo ci hanno messo dentro tante cose, ci hanno messo letteralmente distruzione, l'annichilimento di John Cena. Match che io criticai, che non mi è piaciuto, ma per un solo motivo, per il ritmo del match che era stato, a mio parere, eccessivamente lento, che mi ha anche annoiato. Comunque. C'era messo anche la streak, e là c'era il discorso simile. Cioè, battere la streak, interrompere la streak. Significare fare qualcosa di epico, fare qualcosa, un'impresa grandissima che ti portava nell'Olimpo dei Grandi. Il solo fatto di battere la WrestleMania e di interrompere quella streak era la grande impresa. Dopo che Undertaker ha perso la sua streak, un'eventuale ulteriore sconfitta di Taker a WrestleMania non è più così speciale come lo era prima, perché non c'è più una streak di mezzo. Ecco, l'essere speciale dell'eventualità di battere Lesnar è paragonabile a quello, perché era talmente indistruttibile da considerarsi praticamente impossibile una vittoria uno contro uno contro Lesnar. E la cosa di te, che come avete notato, è una sorta di nota a margine, non era il centro del discorso, era una sorta di nota a margine, un pezzetto, un piccolo tassello di un puzzle più completo, di una visione più ampia delle cose, visione anche semplicemente, una visione anche più ampia del semplice il momento è bello, la storia è bella e il resto chi se ne frega. Cercavo di spiegare quella che era una mia visione, diciamo, un po' più ampia della cosa. Che poi, ripetisco, è una mia opinione, non sono depositario della verità. Come rispettabile la mia opinione, rispettabile anche la sua. Natti ha preso questo piccolo tassello, questa piccola cosa della streak, e ne ha fatto il centro dell'intemerata. È arrivato in puntata urlando, sbraitando, impazzendo, ripetendo della streak, la streak qua, streak là, come se il centro del mio discorso, perché poi ha detto le persone, Mattia, potevi anche dire nome e cognome. Il non dire nome e cognome è una cosa un pochino vigliacca, ma vabbè, potevi dire nome e cognome perché non l'hanno detto le persone, la streak. Io la streak l'ho tirata fuori io. È evidente che tu stavi parlando con me. Perché ero io che ho tirato fuori la streak, non le persone, io. Io solamente io.
Esatto, un tema di questa inchierata della streak, come se lo streak fosse il centro del mio discorso, cosa che non era affatto perché era solo un tassello del puzzle, il centro del discorso era un altro. Che non era il centro del discorso non era neanche il fatto che Goldberg aveva battuto Lesnar, perché ci può stare. Perché Goldberg non è un minchione qualsiasi, Goldberg è comunque una leggenda, è un'icona. E ci siamo. Il fatto che Goldberg, un'icona, possa battere un'altra icona, perché stiamo parlando di questo. Icona Lesnar contro icona Goldberg. Il fatto che sono due icone, il fatto che possa vincere uno o l'altra, va benissimo. Il problema, la cosa che non mi è piaciuta, la cosa che non mi è andata giù molto, è stato che un'icona ha squasciato l'altra. Non che l'abbia battuta. Secondo me potevano fare la stessa cosa, anche semplicemente quella sequenza che è stato tutto il match poteva semplicemente avvenire dopo 5, 6, 7 minuti di menarsi. E alla fine fai quella sequenza, ottieni lo stesso, quella sequenza lì la fai dopo 6, 7 minuti di match in cui si cartellano. E poi fai quella sequenza là che è stato il match. Ottieni lo stesso risultato senza affossare Lesnar. Perché Lesnar perde comunque per aver sottovalutato l'avversario. Ma quello che ne viene fuori non è uno squash. Perde alla pari senza aver sottovalutato. Per aver comunque sottovalutato l'avversario. Salvi capra e cavoli in questa maniera, secondo me. È una mia opinione. Comunque, tornando a Mattia. Mattia ha incentrato tutto il discorso su la streak, cosa dal mio discorso era solo una nota margine, era un dettaglio, un tassello a margine, un tassello secondario. Ne ha fatto il centro dell'intemerata, per poi arrivare alla fine a dire una cosa. Dice: se chi pensa che potrò tenere lo stesso, cioè chi la pensa diversamente, chi pensa che potrò tenere la stessa cosa. Con 10 minuti di match è un coglione. Cioè, ha insultato semplicemente chi la pensa diversamente da lui. Ora, io parlo e tento Mattia. Io onestamente dubito che vedrai questo video, che ascolterai questo messaggio. Ne dubito perché lo capisco anche la tua vita, le tue cose. Capisco pure che io non sono nessuno, lo capisco benissimo, cioè non è, non me ne faccio una cosa di questo. Però una cosa, allora tu quanti anni hai? 25, 26, non lo so. Ascoltane, allora ragazzo, ascoltane uno che ne ha 34, ne ha qualcuno in più. Le opinioni sono tali. Perché ognuno ha la sua. Poi possono essere più o meno condivise, più o meno condivisibili, ma sono tutte rispettabili. Come rispettabile la tua? Perché io non dico: ah, tu la pensi così, sei un coglione. Gli dico: tu hai la tua opinione, che è diversa dalla mia, ma la rispetto. Penso sia il caso che anche tu rispetti quelle degli altri. E guarda, io questo te lo dico, ma non pensare che voglio fare una guerra, che voglio sparti merda addosso tutte queste cose, perché io ti stimo. Io Matteo, sia come stimo tutti gli altri del TW Web Radio, stimo anche te, ti stimo perché sicuramente sei un bravo ragazzo e si vede. Ti stimo perché sei competente, molto competente di wrestling e si vede. Ti stimo perché il wrestling lo pratichi e parli anche per esperienza diretta e si vede. Io ti stimo per questo e ti stimo davvero. Ti incontrassi per strada, cosa difficile perché te stai a nord a Milano, credo, io sto a Palermo, ma incontrassi per strada, io la prima cosa che farei è ti porgerei la mano per stringerti la mano. Io ti stimo. Ma, boh, non so, forse è l'età, forse è un po' di crescere, maturare, non lo so. Ma impara anche a rispettare le opinioni altrui. Perché, ecco, non dare per scontato che quello che pensi tu sia realtà
la realtà che sia verità assoluta. Perché, per esempio, tu dai per scontato che i match di Le che il Lesnar personaggio, che i match di lo stile di Lesnar dei match fosse, dai per verità assoluta, che fosse stantio prima di Survivor Series. Dico la verità, per me non è così. Non era affatto stantio. Non era affatto stantio perché nei match di Lesnar si vedeva qualcosa di diverso rispetto allo schema standard WWE. Si vedeva uno schema diverso di match, qualcosa di diverso rispetto a quello che il canonico schema standard di un qualsiasi match WWE. Quello che si vedeva di Lesnar era diverso. Fondamentalmente diverso. Qualcosa che lo distingueva e che a mio parere non lo rendeva affatto stantio. Poi ripeto, è una mia opinione, rispettabile come è rispettabile la tua o di chiunque altro. Quello che ti dico, ragazzo, rispetta le opinioni altrui. Te lo dico con rispetto parlando nei tuoi confronti, con tutto il rispetto del mondo. Rispetta l'opinione altrui. Perché il fatto che tu parli da una telecamera e gli altri solo da un nome, da un nick, da un nome di Facebook o da un nick di chat, non pone te nella condizione di dispensare verità assolute. Ribadisco, abbiamo idee diverse. Io può essere che sia la mia idea sbagliata, può essere che sbaglio io a guardare oltre il semplice bel momento, oltre la storyline, a guardare oltre tutte queste cose, avere una visione, diciamo, a più ampio raggio e più proiettata nel futuro, più proiettata nell'avvenire di quello dell'avvenire nello sviluppo del personaggio, delle storyline, nell'avvenire delle credibilità dei personaggi e delle storyline. Forse faccio io male ad avere questa visione troppo ampia, perché probabilmente la WWE stessa non ha questa visione. È possibile. Ma ripeto, è una mia idea, è un mio modo di vedere la cosa. Tendo sempre a guardare il quadro generale, non a fossilizzarmi sul dettaglio del il momento è bello, la storia è bella, il resto chi se ne frega. Io guardo sempre oltre. Tendo a guardare oltre. Oltre i confini della storyline raccontata in quel momento. Tendo a guardare le conseguenze, tendo a guardare a al dopo che succede, al dopo cosa può succedere, al dopo quanto può interessarmi la cosa che può succedere dopo. Cioè, guardo oltre queste cose. Poi ripeto, può essere che sbaglio io. Però per esempio, io ho visto Raw, ho anche commentato in un altro post di Eric Ganzelli. Ti dirò la verità, l'annuncio di Goldberg alla Royal Rumble mi ha lasciato completamente indifferente. Non mi ha smosso nulla, non ho percepito niente, nessuna sensazione, completamente indifferente. Perché al momento in cui c'è questo annuncio, è chiara la visione di quello che succederà. Ovvero, Goldberg partecipa alla Rumble, forza distruttrice, ne distrugge un botto, ne elimina un botto, arriva Lesnar e elimina lui. Questo porta una faida tra i due e un match tra i due resta in media. Per carità, di nuovo. Due icone davanti, grande match, per carità, oggettivamente match di grande richiamo. Ma un match che a me personalmente non interesserà più. Non interesserà più perché nella mia mente ci rimarrà
sempre quel minuto e 25 di Goldberg che ha asfaltato Lesnar. Io non mi sento motivato a guardare un altro Goldberg Lesnar dopo che Goldberg ha asfaltato Lesnar. Ma dirò di più, io non mi sento motivato a guardare un altro match qualsiasi di Lesnar. Perché anche è che, sempre tornando al discorso fatto inizialmente, ovvero il semplice battere Lesnar, che è o non è un'impresa. Dopo, cioè, prima di Survivor Series, il battere Lesnar era di per sé la grande impresa. L'impresa enorme che è paragonabile alla vittoria di un titolo assoluto, se non in questo momento addirittura anche più importante della vittoria di un titolo assoluto. Dopo Survivor Series non è più così, perché anche se qualcuno arriva a battere Lesnar pulito non avrà fatto nulla di che, perché Goldberg lo ha squasciato in un minuto e 25. Quel minuto e 25 rimarrà nella mia mente incancellabile, e qualsiasi cosa posso cercare, anche se Lesnar dovesse battere Goldberg, ma è come, anche non cambierebbe niente neanche se Lesnar dovesse battere Goldberg. Lesnar non riacquisisce quel suo status ai miei occhi, perché è un po' come il turno di Champions andata e ritorno. Se all'andata perdi 4-0, della vittoria 2-1 al ritorno non te ne fai niente, perché sei sempre sotto. E questo è il problema. Qualunque cosa succeda, l'impresa, il grande momento, l'impresa, la grande cosa che possa fare l'uno o l'altro, rimarrà comunque stroncata dal ricordo di quel minuto e 25. Perché se vince Lesnar, non hai fatto niente, perché a Survivor Series hai perso in un minuto e 25. Se vince Goldberg, non ha fatto nulla di che, perché a Survivor Series ha fatto meglio, ha battuto in minuto e 25. Se un qualsiasi lottatore X batte Goldberg, non ha fatto nulla, batte Lesnar, non ha fatto nulla di che, perché Goldberg l'ha asfaltato in un minuto e 25. Questo era il mio punto di vista. E Mattia, io rispetto te e rispetto il tuo punto di vista, e continuo a stimarti, continuerò a seguire te e tutti gli altri al TW Web Radio, perché stimo te come stimo tutti quanti voi, perché siete bravi, perché siete competenti, perché mi piace seguire la vostra trasmissione e continuerò a seguirla. Ma un consiglio costruttivo che mi sento di darti, quasi un po', non so, da fratello maggiore, da persona più grande, è: rispetta le opinioni altrui, perché sono rispettabili quanto le tue. Le tue non sono verità assoluta, come non lo sono verità assoluta le opinioni degli altri. L'opinione diversa dalla tua non è neanch'essa verità assoluta, ma non è neanche la tua. È un consiglio costruttivo che mi sento di darti. Detto questo, perché mi sa che ho parlato anche abbastanza, a tutti coloro che guarderanno questo video, do appuntamento alla prossima puntata, presumo, alla prossima puntata dell'Angolo del Lupo, presumo, se non ci sono altre novità, altre cose, presumo sarà per il pre-show, per i voti aspettativa di TLC, ma vedremo, quanto pare tutto si evolve, tutto succede. Detto questo, saluto a tutti quanti voi e alla prossima.